L'avventurina è la pietra della leadership e della decisione. È una pietra della famiglia dei quarzi caratterizzata dall'inclusione di minerali platinici che le conferiscono un effetto scintillante e unico chiamato appunto avventurescenza. L'avventurina è disponibile in una varietà di colori, tra cui il verde che è il più comune. Il colore dell'avventurina è determinata dal tipo di inclusioni minerali presenti nella pietra. Questa pietra promuove buone qualità di leadership, può essere utile nel processo decisionale e può stimolare l'azione in caso di stagnazione. La varietà verde attiva il chakra del cuore, quello blu il chakra della corona e quella rossa la radice. Questa pietra può essere utilizzata con i chakra corrispondenti per favorire una crescita e uno sviluppo positivi. Ad esempio, l'avventurina blu può essere utilizzata in modo simile all'ametista per sviluppare l'intuizione lavorando con il chakra della corona. Portate con voi questa pietra quando avete bisogno di prendere il controllo. Se la situazione richiede una soluzione logica dei problemi, usate la pietra blu. Se si tratta di un problema che comporta una forte tensione emotiva, usate la pietra verde. Se state affrontando una situazione che è già fuori controllo e volete portare equilibrio e una direzione fondata, considerate l'uso della pietra rossa. Queste pietre possono anche essere usate insieme se necessario, ma assicuratevi di essere in grado di sopportare la quantità di energia che questi cristalli combinati insieme emaneranno. Prima di buttarvi nella mischia con un vero e proprio guanto dell'infinito, fate degli esperimenti a casa vostra. Dovreste essere in grado di misurare la vostra tolleranza portando le pietre in giro per casa mentre svolgete la vostra routine quotidiana. Se vi sentite sopraffatti o svuotati, è possibile che stiate superando i vostri limiti. La vostra tolleranza a queste energie aumenterà con il tempo, quindi mettetevi alla prova al ritmo che vi è più congeniale.